via del credere in Dio è quella dell'amore per Dio. Sono la stessa identica cosa. Se credi in Lui devi amarlo. Tuttavia amarlo non si riferisce soltanto a conto a cambiare il suo amore o ad amarlo in base ai sentimenti della tua coscienza. Si tratta di amore puro per Dio. Se usi solo la tua coscienza, non sarai in grado di risvegliare il tuo amore per Dio. Quando percepisci veramente l'adorabilità di nel tuo cuore, il tuo spirito sarà mosso da Lui. E solo in quel momento la tua coscienza sarà in grado di svolgere il suo ruolo originario. Quando Dio muove lo spirito dell'uomo, e quando l'uomo acquisisce conoscenza e viene incoraggiato nel proprio cuore, vale a dire quando ha maturato esperienza, soltanto allora sarà in grado di amare Dio efficacemente con la propria coscienza. Amare Dio con la coscienza non è sbagliato, corrisponde al livello più basso di amore per Dio. Un amore che si limita a rendere giustizia alla grazia di Dio semplicemente non può indurre l'uomo a un ingresso proattivo. Quando le persone ottengono qualche opera dello Spirito Santo, ossia quando vedono e sentono l'amore di Dio, nella loro esperienza pratica, quando acquisiscono una certa conoscenza di Dio e comprendono realmente quanto Dio sia adorabile e degno dell'amore dell'umanità, soltanto allora sono in grado di amare Dio veramente. Soltanto allora sono in grado di amare Dio veramente. L'amore genuino per Dio procede dal profondo del cuore. È un amore che esiste solo sulla base della conoscenza di Dio da parte dell'uomo. Quando le persone non hanno comprensione di Dio, possono amarlo solo in base alle proprie preferenze e alle proprie nozioni individuali. Questo genere di amore non può essere definito né spontaneo né genuino. Quando una persona ha maturato una comprensione di Dio, ciò dimostra che il suo cuore si è volto completamente a Lui e che l'amore sincero per Dio nel suo cuore è spontaneo. Solo questo genere di persona ha Dio nel cuore. Solo questo genere di persona ha Dio nel cuore.